Alberto Scioffi parteciperà alle primarie per il comune di Capolona, con quale spirito? Ma prima di tutto è stato deciso da poco che vengono fatte le primarie, noi da tanto che abbiamo chiesto le primarie. Lo spirito è quello di ricreare un clima fra amministrazione e cittadini che ci ha spinto da un lato a chiedere le primarie per riprendere un filo che sembra interrotto fra amministrazione e cittadini, fra politica e cittadini. Noi pensiamo che la politica sia una buona cosa, pensiamo che l'impegno politico sia una bella cosa, anche dovuto al fatto che è un qualche cosa che se nasce si sviluppa insieme ai cittadini. Questo è lo spirito che ci ha mosso, che mi ha convinto di riprendere un impegno nel comune di Capolona che in passato mi ha dato anche molta soddisfazione e cercare, come dire, di ripagare quello che Capolona ha dato a me. Ecco, quali sono negli anni le sue esperienze, non soltanto politiche ma anche amministrative? Ma le mie sono soprattutto esperienze amministrative, sono nel comune di Capolona per 10 anni di sindaco, prima ancora sono stato anche consigliere comunale e assessore, e soprattutto l'esperienza successiva, quella di presidente della più importante azienda energetica della provincia, insomma, che da consorzio nel giro di molti anni è diventata una delle aziende più importanti e che ha contribuito fortemente alla nascita in Toscana della prima multi-utility totalmente pubblica nel campo energetico. Di questo sono particolarmente orgoglioso. Ecco, guardando al futuro, che cosa chiede ai cittadini e che cosa darà ai cittadini, anche con quale lista? Ma prima di tutto io partecipo alle primarie indette dalla coalizione di centrosinistra. Io sono iscritto al Partito Democratico, sono uno dei fondatori del Partito Democratico, per cui sono all'interno di questa logica. Noi insieme a chi mi sostiene di fare in modo che il programma elettorale che verrà fuori venga costruito con il consenso ed insieme condiviso con i cittadini, con i giovani e le donne in primo luogo. Riteniamo di aprire una fase nuova nell'amministrazione comunale che tenga conto delle esperienze importanti di questa amministrazione nel campo delle scuole, nel campo della raccolta differenziata per esempio, ma che vada avanti anche e soprattutto con il concorso di tutti i cittadini, ricreare una fase nuova di partecipazione, di coinvolgimento ulteriore, basandosi soprattutto sull'entusiasmo dei giovani e delle e anche del pragmatismo delle donne. Questa è questa fase nuova che noi vorremmo creare, quindi una lista rinnovata, nuova, che si possa basare sulla mia esperienza e non solo, che possa aprire appunto una fase nuova nel comune di Capolona che riteniamo sia necessaria.